Bene, intanto facciamo gli auguri per l'insediamento al nuovo sindaco Gianluca Bruno al comune di Isola Capo Rizzuto. Ecco. Sindaco, io so della sua esperienza nel campo del turismo, diciamo a livello provinciale, dico che insomma qua alle Castella le cose andranno molto meglio. Ecco. Beh, sicuramente diciamo siamo agli inizi, però ancora abbiamo l'inizio della stagione, abbiamo già predisposto tutto quello che è il piano per, sia per la gestione dei rifiuti ma anche quello della pulizia delle coste e delle spiagge. Oggi c'è questa giornata di sensibilizzazione, noi fa immensamente piacere perché c'è sia Legambiente sia l'associazione del nostro territorio. Noi abbiamo già predisposto la pulizia delle spiagge, quindi già alla data del 9 giugno abbiamo quasi tutte le spiagge pulite, ossigenate, ed è un qualcosa che non accadeva da tempo. Contiamo di risolvere anche il problema su tutto il territorio e non su Castella, perché comunque Castella è molto pulita perché la stiamo gestendo in maniera differente rispetto ad altri in quanto è la nostra località di punta a livello turistico. Contiamo nella prossima settimana di risolvere su tutto il territorio anche il problema relativo ai rifiuti. Sindaco, allora per quello che riguarda l'apertura delle Sant'Anna, diciamo che le Castella ne gioverà molto, ecco. Beh, sicuramente con la charteristica e con i voli che ci sono il Sant'Anna darà una buona boccata d'ossigeno. Mi sarei aspettato qualcosina in più, nel senso in termini di programmazione, però purtroppo è un'annata difficile per le compagnie aeree, quindi non è semplice investire in tratte nuove quando comunque si stanno già annullando quelle esistenti. Bene, non ci resta altro che farle tantissimi auguri per questo insediamento al comune di Isola Capo Rizzuto. Grazie, ci vedremo presto per ulteriori notizie. Legambiente, spiagge pulite, oggi alle Castella ne parliamo direttamente con il presidente del circolo Legambiente di Petilia Policastro. Professore Concio, allora oggi è una giornata particolare qui alle Castella. Sì, certamente. Oggi organizziamo qui alle Castella l'iniziativa Spiagge Pulite. È un'iniziativa nazionale e internazionale che Legambiente promuove e organizza in tutta Italia, ma non solo in Italia, perché coinvolge molti paesi del Mediterraneo, quindi partiamo dai paesi dell'Africa fino all'Europa, e quindi è un evento internazionale. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Di rendere il nostro mare Mediterraneo più sano, perché certamente il Mediterraneo subisce gravi forme di inquinamento, le nostre spiagge, i nostri litorali sono deturpati dall'abusivismo, da scarichi irregolari, quindi abbiamo una situazione dei nostri mari non certamente esemplare. Quello che organizziamo qui alle Castella comunque è un evento non solo di Legambiente Petilia, ma insieme ad altre associazioni di Le Castella. Le vorrei citare perché sono importanti: l'associazione Leonardo da Vinci, Prociv Italia, Prociv Arci, e poi abbiamo anche la partecipazione del WWF Crotone. È un'associazione di un campo internazionale che si chiama Lunaria, e chiaramente anche un'associazione che si chiama GUS di Le Castelle. Quindi abbiamo diverse forme di associazionismo che collaborano o cooperano oggi per promuovere in questo luogo una sostenibilità ambientale, cioè promuovere una forma di turismo che sia sostenibile. Quello che nelle nostre parti ancora non si è capito fino in fondo, cioè noi possiamo sconfiggere questa crisi economica che ci sta veramente attanagliando solo attraverso uno sviluppo diverso. Non è lo sviluppo che abbiamo proposto, il turismo che abbiamo proposto in questi anni, deve essere un turismo che sia attento alla conservazione della natura, sia attento alla tutela delle acque, sia attento alla sostenibilità. E certamente c'è da lavorare molto, anche perché alla luce di quello, voi sapete che non tutte, nella provincia di Crotone soltanto due paesi, città hanno avuto la bandiera blu, soltanto Ciro Marina, e quindi... ma perché non Le Castella, perché non altri luoghi? E certamente bisogna lavorare molto
tutta la, diciamo, l'organizzazione e la gestione di questi luoghi. Quindi partirei molto dall'aspetto della depurazione delle acque, che non sempre è eccellente, e anche le acque di balneazione non sono sempre in condizioni idonee. Quindi molte volte, anche perché i dati che questa certificazione nasce, quella di Bandiera Blu, da un ente internazionale che si chiama FEE, ma questa organizzazione si basa su dati dell'ARPACAL, quindi non dati così casuali o dati estemporanei, ma sono dati che ogni mese questa organizzazione di monitoraggio ambientale si occupa di misurare il grado di inquinamento delle nostre acque. Quindi credo che per avere la bandiera blu oppure le cinque vele di Legambiente bisogna lavorare molto, però credo che in questo luogo molto bello dal punto di vista storico, naturalistico, si può fare molto. Però se ci deve essere la collaborazione di tutti, dagli amministratori, alle associazioni, agli operatori economici, solo attraverso questa grande sinergia si potrà veramente portare un nuovo sviluppo in questo territorio. Professore, diciamo che corre l'obbligo, parlando di tutto ciò, insomma, volgere un certo interesse a quello che cosa si può chiedere all'assessorato all'ambiente calabrese. Com'è la questione di tutti quei paesi che scaricano sul litorale e che da un punto di vista del depuratore non sono... È un problema che interessa quasi tutta la Calabria, tranne qualche isola felice. Certamente i comuni, alcuni comuni stanno attrezzando, voglio dirlo. Io parlo, vengo da Petilia, adesso tra pochi mesi ci sarà un grande depuratore che dovrà depurare tutte le acque del nostro territorio, non solo, anche di comuni adiacenti. E il problema della depurazione va fatto sempre tutto l'anno, cioè non si arriva all'estate, non si arriva al momento della balneazione, quando si fa l'allarme. L'allarme va lanciato tutto l'anno, nel senso che dobbiamo, l'assessorato regionale certamente è l'organo preposto a tutto ciò, ma non solo, anche i comuni, le province devono fare in modo che ci sia un mare pulito tutto l'anno, non soltanto i mesi estivi. Grazie. Deve essere più... Allora, siamo nella location delle Castella e siamo qui con Legambiente. In pratica sto assistendo i raccoglitori della sporcizia che c'è intorno fra gli scogli, ecco, e la cosa è molto interessante, e per cui è una bella esperienza anche per me, ecco. Va bene, Gino Gherardi, Le Castelle.